Voglio abilitare solo la stazione saldante, perciò clicco 6. Boom. Stazione saldante abilitata. Il caricabatterie 5. Boom. Abilitato. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi andremo a creare un nuovo progetto grazie a questa scheda Bluetooth 8 canali relè. Ragazzi, l'ho presa su Amazon qualche giorno fa, grande 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 sottoprezzo, o meglio, errore di prezzo. Costava una ventina di euro, io ragazzi l'ho presa 4 euro grazie al gruppo Telegram Mio Fox Tech Bestie Shopping. Allora, questo è lo schema elettrico del relè. Ogni relè ha 10 ampere massimo come corrente, può essere utilizzato sia in corrente alternata che in corrente continua, 250 volt massimo come corrente alternata, 30 volt in corrente continua massimo. In tutto, ragazzi, intorno ai 2300 watt ogni canale in corrente alternata. Io però onestamente non ho questo interesse di utilizzare tutta questa potenza. Andrò semplicemente ad alimentare qualche carico così semplice, sempliciotto. Questo invece è lo schema effettivo di come va cablato ogni canale. Metto la lampadina che mi sta a significare l'uscita. Poi metto, ok, nel centro il relè. Il relè, ragazzi, ha due contatti, normalmente aperto, normalmente chiuso, in base a come vuoi tu andare a alimentare il tuo carico, puoi utilizzare o il normalmente aperto o il chiuso. Io utilizzo tutti i lati normalmente aperti. Perché? Perché quando io pigio sull'app, il circuito si deve chiudere, perciò devo dare alimentazione ai miei carichi. Questa invece è la multipresa che monta sia asciugo che prese normali. Qui ragazzi prendo le misure per andare poi a sviluppare il progetto che vedrete ora. Prendo anche la misura della schedina che è molto piccola, compatta, fatta benissimo, saldata alla grande. Questo è il programma di grafica dove ora vado a progettare il contenitore, che poi andrò a stampare con la mia stampante 3D. Perfetto, vado a fare i bordi arrotondati così da farlo un po' più professionale, più bellino da vedere. Eccolo qui. Qui andrò a fare dei supportini dove andare poi ad incollare tutte le schedine interne. Ci andrà anche un alimentatore per alimentare appunto la scheda. Stampa avviata. Questi sono i valori, 200 gradi, 60 gradi. Ragazzi, è un PLA Plus, davvero davvero forzuto, eh? Davvero più resistente del normale PLA. Stampa in continuo, colore rosso, PLA Plus. Già stiamo salendo, eh? Guarda come sale, guarda come sale. 3 ore e 38 minuti. Sta prendendo vita, ragazzi. Stampa completata, eccolo qui. Qui c'è il contenitore finito, stampato, perfetto, ragazzi, perfetto, tutto calza a pennello. Sia la scheda interna ci sta alla grande, i giusti ingombri, giuste misure, idem anche il tappo multipresa sta alla grande, che ora ti farò vedere. Eccolo qui, guarda come calza, perfetto ragazzi. Andiamo ora a prendere il cavo 220, ovviamente. Facciamo tutti i ponti in tutte le prese. Sono, come abbiamo detto, 7 canali. Ok,
Ora vado a cablare i primi cavetti nella scheda relè. Mi raccomando, quando cablate fate attenzione perché puoi con i fili di rame fare cortocircuito. Perciò lavorate il rame bene, fatelo ben compatto, sottile, da poter entrare perfettamente dentro il bloccaggio a vite e bloccate, serrate bene le viti, così da tenerlo fermo e stretto. Io per una sicurezza in più andrò a isolare tutto tramite colla a caldo, quella nera, cioè quella più forte di tutti, così da evitare spostamenti, movimenti che non ci vogliono. Questo è il risultato finale. Ho fatto anche il cavo madre, che è questo qui, dove li andrò tutti a saldare e poi con colla a caldo isolare alla perfezione, perché non dimentichiamo, li passa alla 220. Qui vado a stagnare i terminali e poi, come vedi, qui stagno i due cavi madre, che sono due linee separate, così da non avere, diciamo, un sovraccarico tutto su un cavo. Qui vado a mettere i cavi invece di uscita. Questi cavi andranno direttamente alle prese. Ogni cavo è un relè, perciò è una presa. Come vedi, tutto entra alla perfezione, anche se con la colla a caldo ho un po' abbondato per sicurezza e ha fatto un pochino in più di spessore. Però, ragazzi, ci vuole perché devi isolare alla perfezione tutto. Questo è il risultato finito. Bene ragazzi, la multipresa 7 line by Fox è completa. Come vedete abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 sciugo più 2 standard. Ragazzi, tutto ovviamente, come avrai visto, controllato dalla scheda relè a 8 canali. Perciò volendo, se questo fosse stato un pochino più lungo, con un'altra presa potevo pilotare senza problemi 8 canali. In questo modo invece mi è rimasto un canale fuori. Comunque, non è un problema. Un domani, se vorrò, posso fare una sorta di espansione, andrò a mettere un'altra presa. O comunque, ragazzi, anche così, sette canali si presenta bene. Il contenitore stampato in PLA è venuto benissimo. Ho messo un po' di nastro per bloccarla alla perfezione. È venuto, ragazzi, benissimo. Spesata del tutto circa 5 euro. Tra il controller Bluetooth e l'alimentatore interno che alimenta il controller Bluetooth, l'ho riciclato. Questa me l'hanno regalata tempo fa. Perciò, ragazzi, la spesa è stata questa, sulle 5 euro, 5 qualcosa, non di più. Voglio mostrarti come funziona. Andiamo a prendere l'app. Ok, se è connessa già direttamente, perfetto. Qua infatti mi dice disconnettiti, vedi? Disconnect. Vado nella sezione dedicata agli interruttori. Eccoli qua. La presa di questo ovviamente è già connessa in rete, eh? È già 230 volt connessa. Non si vedono purtroppo i LED, non ci ho pensato prima perché volendo potevo fare tanti fori, uno qui, 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 mettere dei LED bicolore. Così da farmi vedere on off, on off. Comunque, un domani, se farò la 2.0, potrò andare a implementare anche questa particolarità. E allora ti faccio sentire anche il rumore dei relè. Prendo l'app. Ok, e allora questo è il numero 1, numero 2, numero 3 e così via. Sono i numeri dei vari tasti. E questo è il tasto total. All off o all on, vuol dire che questo mi abilita o disabilita tutti i relè in maniera contemporanea. Perfetto, andiamo con l'uno. Tac, sentito? Guarda, chiuso, aperto, chiuso, aperto. Ti faccio vedere il funzionamento. Andiamo sul 5. Che poi io ho anche scritto i canali 1, 2, 3, 4 sono questi, 5, 6 e 7 sono questi. Ora ho abilitato il canale 5. Ok, vediamo se riesco a metterla
a favore di camera, andiamo ad aprire il canale 5, via, anzi no, apriamo il 4, non succede niente, ovviamente, apriamo il 5, boom, LED accesi ragazzi, guardate qui, anche se non si vedono un granché, però sono accese. Se ora io lo spengo, il 5, i LED si spengono. Boom, eccoli qua. Allora, non è immediato la chiusura, o meglio, la risposta al tocco c'è quasi immediata. Però, ovviamente, i vari condensatori, le varie cose sulle prese permettono appunto un distacco un po' più lento. Ora ti faccio vedere anche con un carico un po' più grosso. Ogni uscita, ragazzi, può pilotare circa 2000 watt, eh? Anche se io non è che farò quest'uso, però comunque va bene. E allora ho messo la mia stazione saldante, sposto questo così ti faccio vedere che si accenderà il LED. Nella porta numero 6 andiamo a sbloccare lo smartphone, perfetto. Chiudiamo, disabilitiamo la 4. Ho cliccato all on per sbaglio, vedi? All on è abilitata e tutte le prese si sono abilitate. Sia questa sta facendo luci, anzi faccio così, guarda, abbasso le luci, così forse vedrai meglio. Eccole qua, vedi? Ecco qua, questa è accesa, quella accesa, sta riscaldando. Ora io da qui li vado a disabilitare tutti. Boom, spento, spento. Voglio abilitare solo la stazione saldante, perciò clicco 6, boom, stazione saldante abilitata. Il caricabatterie 5, boom, abilitato, eccetera eccetera eccetera. Perciò ragazzi, 7 canali completamente indipendenti e totalmente controllati da applicazione. Ragazzi, il tutto grazie al mio canale Telegram, perché senza di esso non potevo io trovare questo prodotto a 4 euro, cioè questa scheda, questo controller a 4 euro è un prezzaccio ottimo. Se volete, in sotto in descrizione trovate il link del canale Telegram. Se il video ti è piaciuto, se la mia costruzione ti è piaciuta, la mia realizzazione ti è piaciuta, lasciami un bel like, commenta, condividi il link sui social, aiutami a crescere, mi raccomando. E niente ragazzi, ciao e al prossimo video.